Torniamo con la stanza del sindaco, è una puntata speciale come lo sono un po' tutte perché lo vedete, utilizziamo anche noi questa modalità, siamo via Skype, ma ringraziamo in questo caso il sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro, per aver trovato un po' di spazio anche per noi. Grazie sindaco. No, grazie a voi veramente. Spazi che servono per raccontare che cosa sta succedendo nelle città. Città grandi come nel caso di Fermo e poi anche nei centri più piccoli. Per quanto riguarda Fermo, io vorrei iniziare, diciamo così, da un'altra parte. Maggio sarebbe stato il mese delle votazioni, il mese nel quale i cittadini avrebbero dovuto scegliere se a grandi linee proseguire con lei oppure fare un'altra scelta, e invece si è capito qualche mese fa che questo maggio sarebbe stato di tutt'altro tenore e di tutt'altro spessore, con un'emergenza sanitaria che poi è diventata e sta diventando anche sociale. Sindaco, lei quando ha capito che la situazione era davvero grave? Ma io credo che si è iniziata a capire quando si andavano a veramente a moltiplicare i ricoveri, gli accessi. Cioè quando tutti quanti hanno potuto capire che non era una storia narrata da qualche parte d'Italia, non è un sisma che tocca una parte d'Italia e poi magari ecco, l'altro rimane afflitta ma diciamo immune. E qui quando sono arrivati i primi, ecco, primo, secondo, terzo ricovero, li ricordo benissimo, insomma ci ha molto colpito, e quindi ho letto anche nei tanti concittadini, insomma, anche uno smarrimento, perché noi siamo pronti a tante cose, le intemperie meteorologiche, il sisma appunto, sono accaduti fatti di cronaca, questi ce li mettiamo sempre tutti in conto, no? Questa è una cosa invece che non, per cui siamo tutti impreparati, no? di base, di fondo, perché non c'è mai stata una prima volta, e questa è la prima volta, e così dal livello nazionale fino appunto a noi che siamo, siamo sulla trincea locale, ma anche i cittadini stessi, ecco, inizialmente non è facile capire come adeguarci ad una situazione del genere, e questo spaventa molto, obiettivamente. Nel tuo ruolo bisogna prendere le decisioni, come in chi ricopre appunto delle cariche istituzionali. Prima c'è stata la chiusura delle scuole a fine febbraio, e poi da parte della Regione Marche, e poi gli interventi del governo, ma i sindaci sono sempre in prima linea, lo ricordava, sono lei, siete voi che dovete poi parlare con i cittadini, dare delle risposte. Lei che tipo di atteggiamento sta tenendo? Ma allora, io all'inizio ho dovuto parlare un po' chiaro con la città, anche con un paio di interventi duri che ho fatto, perché forse qualcuno non capiva o insomma credeva di poter riporre sul sacrificio altrui quello che invece era richiesto anche a se stesso, no? Io mi ricordo alcuni giorni, era per esempio un martedì veramente, che ho visto un po' di tutto in giro in città, e ho usato dei toni anche forti che secondo me erano giusti in quel momento, così come ho anche mostrato alcuni dei tanti scontrini che mi sono arrivati in supermercati per somme irrisorie, per cui insomma anche per somme irrisorie, per anche richieste irrisorie, insomma, no? Quindi per cui ci si dovrebbe invece muovere razionalizzando. Però a fronte di questo credo che la città abbia dato prova, insomma, con tutti i limiti fisiologici, voglio dire, perché il tema è questo un po' in tutta Italia a volte, no? Delle trasgressioni o delle esagerazioni, credo che abbia dato una buona prova in sé. E purtroppo abbiamo avuto anche molti contagiati in città, oggi siamo circa sui 115-120, e abbiamo avuto anche dei lutti, però ecco,
vediamo che ci sono situazioni ben peggiori, però questo ci ha dato anche comunque consapevolezza di poter affrontare con la maggiore responsabilità possibile questi giorni qui, insomma. Poi dopo c'è il lato sociale, che è tutto un'altra grande partita su cui, ecco, invece in questo caso noi amministratori siamo effettivamente in prima fila, insomma, diciamo, effettivamente realmente protagonisti, mentre nella parte medico-sanitaria, scientifica, noi ci dobbiamo un po' invece aggrappare a quello che ci vengono, alla realtà che ci viene proposta, soprattutto in un campo come questo, dove, anche lo ripeto, è un virus nuovo che ancora stanno conoscendo i vertici della nostra sanità e ricerca, insomma, ecco. Chiarissimo, quindi lei dice: da una parte stiamo a quello che scienziati sanitari ci dicono, dall'altra facciamo del nostro meglio per evitare i contagi, e dall'altra ancora come comune possiamo e dobbiamo dare sostegno a chi è in questo momento ha più difficoltà. A livello sociale, il Comune di Fermo come è intervenuto, come sta intervenendo, quali sono un po' le principali iniziative che avete messo in campo? Ma allora, su questo io ringrazio tutti i servizi sociali, a partire dall'assessore Giampieri, il dirigente della casa, e Alessandro Ranieri dell'ambito, perché siamo riusciti a tramutare il finanziamento statale, no? Quello che a un certo punto è arrivato, secondo me, molto anche indovinato, diciamo, in bonus in mano ai cittadini meno di una settimana, cioè da quando è uscito il decreto e l'ordinanza firmata da Borrelli a quando i cittadini hanno avuto, 1140 famiglie hanno avuto in mano il primo bonus, sono passati nemmeno 7 giorni, e questo credo che sia un grande sforzo veramente, che ha permesso, tra l'altro, magari per qualcuno passare anche una Pasqua più serena, perché abbiamo consegnato tutto prima di Pasqua, il mercoledì, diciamo, prima di Pasqua, per essere chiari. A questo questo percorso, che con i bonus continueremo, a brevissimo apriremo un secondo avviso per chi è rimasto escluso dal primo, e poi cominceremo a selezionare i casi più difficili, più meritevoli di essere seguiti e accompagnati per ulteriori iniziative di erogazione bonus. Però a fianco a questo c'è un altro percorso di forte tutela, perché abbiamo potuto contare sulle nostre risorse, ma anche sulle risorse che hanno erogato altre realtà fermane, perché abbiamo aperto una sorta di sottoscrizione a cui hanno contribuito enti territoriali, imprenditori, singoli cittadini. Lo voglio raccontare: un anonimo cittadino ha versato 25.000 euro. Mi sembra una cifra considerevole. Esattamente, un altro ente 20.000 euro, un altro imprenditore 10.000. Insomma, abbiamo costituito una vera e propria rete, in cui hanno fatto parte anche tante piccole associazioni che ci hanno messo del proprio. Quindi i fondi comunali che ci sono e sono ben presenti, questa rete che raccoglie dalla città, questa accompagnerà le esigenze. Per esempio, abbiamo dall'inizio della crisi abbiamo già destinato altri 20.000 euro per 69 interventi su famiglie, più siamo in grado di erogare proprio in questi giorni il contributo e la nostra compartecipazione comunale per la legge 30 ad altre 60 famiglie numerose, contributi per gli affitti elevati, anche qui vengono interessate 114 realtà famiglie del nostro comune. Credo che questa sia una rete che, per carità, non riuscirà a risolvere tutte le problematicità, assolutamente, ma allenirne tante sì, tanto più che noi con questa diffusione per esempio dei bonus siamo voluti essere vicini anche non solo alle fragilità
troppo e quindi croniche, ma anche a coloro che in queste settimane hanno dovuto abbassare la propria serranda di un'impresa familiare, di una piccola impresa, no? Oppure sono stati messi in cassa integrazione ma attendevano ancora l'erogazione della cassa integrazione con un piccolo segno di presenza del comune e della comunità. Quindi ecco, abbiamo cercato di fare questo gran lavoro grazie ai servizi sociali, anche alle associazioni che ci sono state vicino su questo, e continueremo. Da questo punto di vista abbiamo anche erogato la mascherina a tutte queste realtà più fragili. Lo faremo poi nel prossimo futuro anche nei confronti di tutte le famiglie di fermo. Insomma, abbiamo messo su una serie di iniziative a volte dolorose, ecco, perché ti avvicinano alla difficoltà, però insomma veramente poderose nella velocità e anche nel quantum disponibile. L'obiettivo qual è, Sindaco? Quello di tenere insieme una comunità che appunto già conosce le situazioni complicate, su quelle magari interviene, ma se ne sono create delle nuove. Lei parlava appunto di saracinesche abbattate, piuttosto di chi magari in questo periodo avrebbe avuto sicuramente delle entrate, penso a tutti gli operatori del turismo, della ristorazione, dei servizi, e che invece sono improvvisamente stoppati in attesa di questa agognata fase 2, sulla quale ancora ci sono, no, tante perplessità. Sì, tu hai detto una cosa molto giusta: tenere coesa una comunità. Perché qual è il rischio in questo momento? Il rischio è che i rischi sono due: o che ci si prenda, ci si mette in balia di una rabbia generalizzata, no? Quasi nichilista, un po' contro tutto e tutti, e un altro è quello della guerra tra poveri, tra virgolette, no? di cercare di mettersi in contrasto nelle diverse difficoltà. Ecco, questo credo che sia l'obiettivo, quello di far sentire comunque una presenza non risolutiva, ovviamente, ma di una presenza, credo che sia stato il primo obiettivo che ci siamo posti. E quello di continuare sarà un altro percorso ambizioso, sì, perché non è facile, però lo vogliamo e lo dobbiamo continuare assolutamente. Per una città come Fermo, che cosa cambia? Adesso la primavera dava il via a tante iniziative culturali, iniziative a carattere turistico, anzi penso a Tipicità, no? Voi siete i promotori, non solo come città ospitante, ma siete tra gli organizzatori che avrebbe dovuto a marzo addirittura aprire tutta una serie di eventi. Da questo punto di vista cosa ci può dire? Qui parte un po' l'avvilimento del sindaco, perché da questo punto noi siamo rimessi in mano appunto agli eventi, no? Ben consci che la prima cosa da tutelare è la salute pubblica, no? Quindi personalmente, se posso fare una considerazione personale, aver fatto ripartire dal punto di vista della vita, della vivacità, anche della conoscibilità all'esterno, questa città dopo un momento un po' forse di appannamento e un secondo momento di difficoltà dovuto al sisma, no? Ripensare di far questo, perché di questo si tratterà, no? Cioè ripartire dopo un momento in cui non si potrà fare come normalmente si comporta questa città in questi mesi, in quest'estate, è un'altra sfida provante, molto provante, però credo che sarà la sfida di Fermo nel 2021, perché è una città che ha dimostrato di poter vivere fortemente, attirare anche nella sua vita molti interessi, molte
molti eventi, molte possibilità, che attenzione, gli eventi significano anche economia nella città, questo è ovvio e fondamentale, dalla parte culturale, la parte turistica, commerciale e anche la parte sportiva. Quindi dovremmo rimmaginarci tante cose e vedremo sempre con l'occhio agli eventi come comportarci anche in questi mesi. Oggi credo che sia del tutto prematuro e la cosa importante è poi trovare tutti gli accorgimenti invece sociali e sanitari nella fase di ripresa, quella che ci verrà disegnata nel minor tempo e nel miglior modo possibile, insomma, ecco. Sindaco, lei ha detto pensiamo al 2021, non è un lapsus, no? È un po'... No, era il 2021, la realtà, nel senso che questi prossimi mesi saranno probabilmente dedicati a cambiare il modo di fare le cose, di tornare a lavorare, di stare insieme, non so, penso anche al tratto di spiaggia che voi avete, no? Al mare, lì ci sono già delle idee, ci sono già dei lavori che sono partiti o stanno partendo? Allora, io dico, pensiamo al 2021 per riavere una città a pieno, ovviamente, no? E questo credo che sia scontato, o magari già pensare al Natale 2020-2021, no? Che è ormai una caratteristica forte della nostra città. È ovvio che nel frattempo faremo di necessità virtù, cioè quello che sarà possibile fare secondo però le indicazioni che sono primarie, quelle legate alla salute pubblica che ci verranno insomma da chi è deputato per far questo in Italia, lo faremo al meglio possibile. Se io penso alla stagione balneare, io se devo reputare una mia idea, ma del tutto profana, che non è legata su nessuna base scientifica sanitaria, secondo me qualcosa ci sarà, non mi immagino la spiaggia deserta, questo non me lo immagino, però al di là di questo, io ripeto, queste sono cose che ovviamente vedremo con il passare del tempo. Tutto quello che noi possiamo fare come parte pubblica, la sistemazione della spiaggia per esempio nel mese di maggio sarà fatta, adesso è stata ovviamente inutile, di solito la facevamo per Pasqua una prima volta, adesso è del tutto inutile, assolutamente non ci mettiamo a spendere soldi del contribuente inutilmente, però ecco, saranno passi che potremo fare. Per esempio a marzo, prima del lockdown, avevamo cominciato a realizzare nuovi bagni pubblici sulla spiaggia o docce pubbliche, vabbè, comunque torneranno a servire, questo è poco ma è sicuro. Però ecco, quello che sarà possibile sempre nel limite di assicurare la salute pubblica da parte nostra, insomma, ci sarà e lo faremo. Prima la salute. A questo proposito, lei immagino che sia in costante rapporto con i dirigenti dell'ospedale, l'ospedale della città. Qual è la situazione? Ospedale non Covid, diciamolo, no? Perché adesso due realtà sono queste. Com'è la situazione? No, in realtà Fermo invece insieme a Urbino è stato l'unico ospedale misto, cioè che è Covid e no Covid, e questo purtroppo è stato anche in parte ovviamente un problema anche di contaminazione che c'è stata, perché Fermo contiene comunque il reparto di malattie infettive di riferimento per tutta Marche Sud, quindi ovviamente non si è potuto sottrarre alla sua specializzazione e anzi l'area vasta ha implementato molto e anche velocemente, questo credo che sia stato anche decisivo per salvare anche alcune vite umane, magari non tutte ovviamente, però ha implementato i posti. La terapia intensiva di Fermo è arrivata da 5 a 17 posti, diventando la terza terapia intensiva di tutte le Marche dopo Ancona,
e Pesaro, anche l'area Covid dai 19 posti di malattie infettive, che saranno un po' quelli cui si tornerà, anche adesso si sta cercando di smaltire tra dimissioni e spostamenti in altri ospedali Covid, come dicevi tu, quindi abbiamo potuto dare l'immediata risposta di prossimità in quel momento in cui ti è arrivata l'ondata, per cui l'ospedalizzazione era non un'ospedalizzazione, poteva vuol dire tanto, poteva vuol dire anche la vita stessa, no, di una persona. Purtroppo sono scelte che sono in altre parti sono arrivati a fare, no? E in più abbiamo ospitato anche appunto nei primi tempi molti pazienti che venivano dal nord delle Marche, per esempio il paziente uno di Pesaro, no? Poi è stato qui in rianimazione a Fermo, eccetera, perché poi ovviamente in un momento del genere, quando anche nel nord delle Marche è scoppiata quella che è veramente stata una reale tragedia, a cui insomma mi sento di dare tutta la mia vicinanza ai colleghi sindaci e anche ai nostri concittadini marchigiani, dopo un'area vasta non è che può dire ah no, io sono di un'altra provincia, no? Ovviamente credo che la nostra area vasta abbia anche dato da quel punto di vista. Ovviamente in tutti questi momenti delicati possono esserci appunto contaminazioni, successo in tante parti, no? E il pensiero va anche a tutti coloro che erano lì dentro, anche agli infermieri, ai medici, agli operatori, ma anche agli altri, insomma, agli altri degenti, ecco, questo ne abbiamo consapevolezza, ne ho personalmente consapevolezza, insomma. In questi giorni, fortunatamente, alcuni dati danno la situazione in leggero miglioramento, e si cominciano anche a raccontare le storie di chi è passato attraverso questa terribile malattia. Purtroppo molti non ce l'hanno fatta, e quindi sono un po' i racconti dei parenti che sono davvero toccanti e dolorosi, e poi c'è anche chi può raccontarla in prima persona. Abbiamo saputo di questo paziente uno di Fermo che è tornato a casa e che, nel ringraziare tutti, ha detto anche di aver sentito la sua vicinanza, sindaco, questo paziente uno molto conosciuto in città, ma che comunque dà anche il senso e il segno di una speranza. Sì, io mi ricordo quel giorno, no, tra il lunedì e il martedì, in cui lui fu ricoverato in condizioni veramente critiche, perché ancora non avevamo probabilmente la consapevolezza di cos'era il Covid, di come poteva giungere normalmente sul territorio, no? E forse, ecco, quello di essersi tenuto troppo a casa, sottovalutandolo, non conoscendolo, ignorandolo, era un rischio grande. Tanto più, insomma, la mia conoscenza nei suoi confronti, come in caso anche di altri, devo dire, ricoverati, mi ha fatto un po' sentire veramente in modo di potermi muovere il possibile per informare anche i parenti, perché un altro problema con il Covid è l'alienazione, la forte alienazione, non c'è il parente che può andare in reparto, può andare a visitare, eccetera, no? Questo è un altro aspetto molto particolarmente terribile della malattia. Allora ho sfruttato anche il fatto di poter sentire il primario, trasmetterlo alle famiglie, nel suo caso come in altri. E poi ricordo, insomma, questa cosa quando le cose erano migliorate il giusto per poterlo fare, una videochiamata della primaria, dottoressa Susi Cola, veramente straordinaria, ha messo in videoconferenza, cioè in videochiamata, e ho visto il gesto del pollice fatto da lui sul letto, e che mi ha veramente fatto un gran piacere. Comunque in questo periodo ho sentito anche tanti per telefono, tanti ricoverati o domiciliari, perché se si può dare una parola di conforto, per dire forza, comunque la città, la comunità è con te, e anche dare una mano, perché noi per esempio con la protezione civile portiamo la spesa, le medicine a casa di tutti i domiciliarizzati o dei quarantenati, ecco, se si può fare, molto volentieri. Sindaco, appunto, in attesa di questa fase 2 fino al 4 maggio bisogna
tenere ancora duro, no? Lei lo ricordava all'inizio, è stato anche lei è passato come uno di quei sindaci che controllano, che ci stanno, che non si fanno fregare, insomma, diciamo così. Però abbiamo capito anche da queste sue ultime parole qual è l'energia che mette come amministratore e come persona, e quindi ancora una volta facciamo l'appello a tutti a rimanere a casa, a scoprire su internet o magari con delle videochiamate cosa si può fare nei tempi morti. In queste giornate godiamoci non so, i giardini di casa piuttosto che i balconi, ma non usciamo, perché a questo punto sarebbe davvero quasi da sciocchi, no? Rischieremmo di vanificare tutto, quindi chiudiamo con un appello che vale non solo per i fermani. Ma sì, allora stiamo alla fine di questo percorso difficile, è duro, perché anche io ho passato certi giorni, ve lo assicuro, a casa, e il tempo non passava mai. Però siamo praticamente alla fine, abbiamo superato le festività di Pasqua, non era facile, i dati che ho potuto estrapolare tra l'altro con NLX per quanto riguarda la città di Fermo sono stati anche lusinghieri per appunto il comportamento dei cittadini fermani. Abbiamo di fronte quest'altra settimana e poi un'altra settimana caratterizzata, no, da questi ponti che sarebbero stati il 25 aprile e del 1 maggio, che purtroppo non potremo, un po' come Pasqua e Pasquetta, non potremo utilizzare. E poi dopo, proprio alla luce di questo nostro sforzo, si potrà ricominciare nella maniera migliore possibile, proprio per quello che abbiamo fatto. Quindi noi stavolta siamo una parte attiva del sistema di protezione della nostra nazione, quindi non è demandata a quegli altri, è una parte demandata anche a noi, e tanto potremo fare dopo il 4 maggio quanto noi siamo stati disciplinati prima rispetto al 4 maggio. Manca poco, insomma, abbiamo fatto un grande sforzo, l'abbiamo fatto anche discretamente bene, non ci, tra virgolette, sbrachiamo, come magari ci potrebbe venire di indole, ma investiamo sul nostro futuro per queste altre due settimane. Poi dopo potremo cominciare magari un po' più a vederci, magari a distanza, con i presidi, dovremmo rimmaginare le relazioni sociali per un periodo, però ecco, adesso sappiamo che siamo anche noi protagonisti della protezione della nostra nazione e della nostra più piccola, della nostra comunità. Allora, in attesa che si ritorni alla normalità, magari si ritorni anche a parlare di politica, no? A pensare al futuro. Quella proprio non mi manca, proprio. A me mancano un po' i lavori pubblici, che purtroppo in gran parte sono sospesi. Ne abbiamo una quindicina appesi per la città, anche di molti che importanti. Che cosa vuol far ripartire per primo? Primo l'edilizia scolastica, prima cosa. Poi abbiamo l'ultimo stralcio della risalita, della risalita meccanizzata, tante opere di quartiere importanti per i singoli quartieri attesi, il ponte tra Marina Palmense e Porto San Giorgio, appunto la riqualificazione di tre archi, molte cose che sono rimaste fisiologicamente giustamente bloccate, però la città è pronta a ripartire su tantissimi fronti. Insomma, ha voglia di tornare a lavorare, lei è uno di quelli che vuole tornare a lavorare. E di andare a guardare i cantieri come... insieme ad altri magari concittadini, perché esatto, anche questo esatto. C'è, no? Magari quegli più anziani attenuati. Che oggi... Più attenuati, Esatto. Devono stare a casa più degli altri. Esatto. E fanno i bravi, dopo poi sarà anche il momento per loro, come sarà il momento dei ragazzi, no? Di viversi la città e di viversela con grande energia come loro hanno. Sulla scuola non si sa se torneranno sui banchi oppure no, ma l'edilizia scolastica forse dovrà tenere conto anche di questo, e quindi
anche qui ci potrebbero essere delle novità, perché staremo a vedere come cambierà gli affollamenti. Esatto, no, il nostro modo. Sindaco, io la saluto, la ringrazio per questa disponibilità, per questa bella intervista, e auguro davvero a chi ci ascolta da casa e anche a lei di tenere duro per tornare poi a goderci le nostre città straordinarie, fra le quali c'è Fermo. Grazie, grazie a voi e un saluto a tempi un po' migliori.